È una cosa seria perché sui giornali, nelle radio, nelle televisioni, ogni tanto sentite qualcuno lo diceva ieri sera la Angela Merkel, il peggio ancora deve venire, siamo qui messi molto male. E ogni tanto Vicenza sente sulla radio, sulla televisione italiana, sui giornali italiani, il peggio è passato, addirittura nell'aprile del 2009. Sono passati ormai 6 mesi, 7 mesi. C'era il ministro dell'economia che diceva l'apocalisse è passata, ma siamo ancora in quaresima. Sembra un'affermazione piuttosto leggera, una perché l'apocalisse non è passata affatto. Io di economia me ne occupo da parecchi anni e ho cercato di capire come stava andando questa cosa della crisi raccogliendo dati un po' più di un anno fa. E fra tutti questi dati che ho raccolto, ho fatto una tabella che ho messo anche in questo mio libro, in cui ho registrato tutte le perdite di aziende americane. La crisi, come sapete, è cominciata negli Stati Uniti e perciò mi sono riferito alla situazione americana e ho registrato le perdite subite da aziende americane, i furti. Quanti soldi sono stati rubati? Uno dei più famosi è il signor Bernie Madoff, che ha rubato parecchi miliardi di dollari in modo piuttosto sciocco e goffo, ma nessuno se n'è accorto. Più anche tutti i debiti non pagati. Pensate che soltanto per debiti non pagati sulle carte di credito in America sono arrivati a 5 trilioni di dollari. 5 trilioni di dollari sono 5 mila miliardi. Fatevi un po' il conto, è un sacco di soldi. E allora, facendo tutta questa somma di queste perdite degli ultimi 2 anni che ho trovato in rete, ho trovato sui giornali, sulle riviste, sul Financial Times, su The Economist, sui giornali italiani, quello che è venuto fuori è che queste perdite accumulate erano 70 trilioni di dollari, 70 mila miliardi. Ora, il prodotto interno lordo, il PIL, nel libro racconto pure come si misura, degli Stati Uniti, grosso modo la ricchezza prodotta in un anno, nel 2007, era di 14 trilioni di dollari. Perciò hanno perso in 2 anni 5 volte quello che guadagnano in un anno buono, il 2007, l'ultimo anno buono che c'è stato. Per confronto, sono andato a guardare come erano andate le cose nel 1929. La famosa crisi del 1929 che durò poi per 11 anni fino al 1940, fino alla guerra praticamente. E quello che era successo allora fu che di perdite, di soldi persi, non pagati, di speculazioni sbagliate, erano arrivati a 4 volte il prodotto interno lordo americano del 1929. Perciò ci hanno messo 11 anni a perdere 4 volte il prodotto di un anno. Questa volta in 2 anni soltanto la perdita è stata di 5 volte, non di 4 volte soltanto. Perciò piuttosto notevole, la cosa è seria, non se ne esce in pochi mesi, non se ne esce neanche in un anno o due. E perciò questa è la ragione per la quale occuparsi della crisi è importante e per occuparsene bisogna anche imparare parecchie cose su come funzionano questi problemi di finanza, di soldi, di crediti e così via. Ora, la crisi del 1929, ormai stiamo parlando di 77 anni fa, 78 anni fa, parecchio tempo fa. E una cosa abbastanza nota, qual è? È che l'economia non va sempre in modo costante. Va variando e perciò qualche volta va bene, qualche volta va male, ci sono degli alti, ci sono dei bassi e parecchi economisti hanno cercato di calcolare quale sia il periodo degli andamenti economici, cioè da un periodo di boom, di grande prosperità a un periodo di bassa, di recessione, di depressione, quanto tempo passa? E alcuni hanno suggerito 2 anni, 7 anni, 11 anni. Il primo che fece uno studio molto accurato fu un russo che si chiamava Kondratiev. Negli anni 20 determinò
che l'economia dei paesi capitalistici ha delle onde che vanno avanti con un periodo di 50 anni. E prima dal 1930, 1929-30, c'era stato in effetti un altro boom verso il 1878-80. Di dati ne aveva pochi il contadino, non poteva fare dei calcoli molto accurati. Se fosse stato vero quello che Kondratiev aveva determinato, 50 anni o 55 anni dopo il 1930 avremmo dovuto avere un'altra crisi. 1930 più 55 fa 1985, ma nel 1985 non c'è stata nessuna crisi. Ci sono state un po' di difficoltà, le cose sono andate un po' male e siamo andati avanti così fino adesso. Alcuni economisti hanno sostenuto che la crisi c'era ma non si vedeva. Discorsi un po' strani. Una persona molto acuta, il fisico Cesare Marchetti, fece dei calcoli molto accurati, viceversa, sul modo, sulle sequenze in cui le fonti energetiche primarie si succedono le une alle altre. Ai tempi antichi, come fonte energetica, a parte il vento, c'era soltanto il legno. E poi, come sappiamo, nell'Ottocento cominciò a venire sul carbone. Cominciarono a venire fuori le macchine a vapore, i treni a vapore. Macchine a vapore per tutti gli scopi, né industria, né agricoltura, e il carbone cominciò a crescere. A un certo momento, però, ai primi del Novecento, cominciò a venire sul petrolio. Il petrolio saliva e il carbone saliva un poco più lentamente, arrivò a un suo massimo relativo verso il 1920, gli anni 20, perché intanto il petrolio era cresciuto parecchio. Il petrolio continuò a crescere fino a quando? Fino al 1975. Stiamo parlando sempre di produzione e consumi di energia mondiali. Nel 75 cominciò a decrescere, perciò il carbone scendeva e il petrolio cominciò a scendere con una pendenza simile a quella del carbone. Perché? Perché intanto stava venendo sul gas. Il gas, il nucleare, c'era già l'idroelettrico. E Marchetti tirò fuori questa teoria interessante, che Kondratiev aveva ragione. I cicli economici durano poco più di 50 anni. E vanno in sincronismo con l'uso delle energie. Perciò massimo del carbone 1920, 55 anni dopo massimo del petrolio, e poi prevedeva il petrolio comincerà a declinare percentualmente sempre e comincerà a crescere il gas, che raggiungerà un massimo quando? 50 anni dopo il 1975, cioè nel 2025, e poi comincerà a declinare forse il gas perché? Perché viene sul nucleare. Le cose non sono andate così. Dopo la crisi petrolifera del 1973, che è successo? È successo che il petrolio ha continuato a declinare, il carbone ha continuato a diminuire, a declinare un poco più lentamente. Intanto il gas, che era cresciuto molto rapidamente, cominciò a crescere un po' più lento. E le quattro curve del petrolio che scende, il carbone che scende, il gas che sale, il nucleare più l'idroelettrico più il geotermico che sale sono andate quasi parallele per più di 30 anni. Perciò avere un'idea che esistano dei cicli economici molto, molto precisi non è molto giusta questa idea. Le cose sono più complicate di così, vanno su, vanno giù e non possiamo prevedere molto bene come vanno le cose. Per evitare questo problema, che cosa si è fatto? Si è cercato di fare dei modelli matematici. Il più famoso è forse quello che si chiama I limiti dello sviluppo, che fu prodotto dal professor J. Forrester dell'MIT nel 1970-71. Era un tentativo molto ambizioso, però non ha avuto tanto successo. Perché? Perché cercava di fare delle equazioni alle derivate parziali, fatte come? Mettendo dentro i modi in cui le cose stavano crescendo, erano cresciute, erano calate nel passato, quali cose? La popolazione, la produzione industriale, la produzione agricola, la quantità di terre coltivate, le risorse prodotte, dall'agricoltura o dall'industria, o dalle industrie estrattive, perciò carbone, petrolio, gas e così via, e cercava di prevedere come sarebbe andato l'avvenire. Queste equazioni però non erano equazioni determinate in base a una teoria, perché si era capito il meccanismo, ma erano equazioni empiriche.
cioè equazioni che cercavano di spiegare quello che era successo nel passato e di supporre che in avvenire le cose sarebbero andate nello stesso modo. In effetti, la conclusione che raggiunse Forrester fu: stiamo attenti, stiamo andando malissimo, stiamo esaurendo le risorse naturali, sia le terre agricole, sia il petrolio, sia i metalli, sia il gas, e perciò se andiamo avanti per questa strada, la civiltà non potrà fare altro che crollare, andremo verso un crollo generalizzato. Le cose non sono andate così, e mentre già nel 1970, stiamo parlando perciò di quasi 40 anni fa, si temeva, Forrester e tanti altri temevano l'esaurimento del petrolio, intanto si sono scoperti molti altri giacimenti e in conseguenza oggi, 2010 diciamo, i giacimenti noti ancora non sfruttati di petrolio sono 5 volte maggiori di quelli che erano noti 40 anni fa. Perciò le cose stanno andando abbastanza bene, tranne che per i modellisti. E perciò fare modelli è qualcosa che può essere utile, può essere molto istruttivo quando abbiamo capito come funziona un certo processo naturale, industriale, commerciale e così via. Quando non l'abbiamo capito, spesso i modelli servono per fare previsioni a molto breve termine, a lungo termine non servono granché, il che significa che non siamo molto adatti a fare i profeti. Nel frattempo, di altri modelli ne sono usciti fuori molti altri. Alcuni modelli sono modelli finanziari, in base ai quali si cerca di prevedere non l'avvenire dell'industria, ma l'avvenire dell'economia in generale. E alcuni di questi sono stati piuttosto pericolosi perché, soprattutto perché hanno funzionato molto bene per un certo tempo, tanto bene che molti investitori, molti professionisti, molti finanzieri, molti banchieri hanno cominciato ad avere una fiducia incrollabile in questi modelli. E quindi hanno pensato che se investivano seguendo i suggerimenti dei modelli matematici avrebbero fatto tutti investimenti con grandi profitti, con grandi vantaggi. E le cose non sono andate proprio così. Ci fu un famoso economista cinese che venne a lavorare negli Stati Uniti e che aveva trovato un sistema per vedere come distribuire i propri investimenti, valutando quali erano i tipi di investimento, i singoli investimenti che non si comportavano nello stesso modo come altri. Qui il concetto è abbastanza semplice, non conviene mettere tutte le uova nello stesso paniere. E perciò se sappiamo il modo in cui scegliere panieri diversi nei quali si trovano obbligazioni o azioni o investimenti finanziari diversi, che faranno perciò avranno perciò dei decorsi non paralleli in avvenire, possiamo differenziare i nostri investimenti in modo da evitare di incappare in perdite contemporanee con tanti investimenti paralleli che abbiamo fatto. E anche questo è un sistema che ha funzionato molto bene per molti anni. Lo stesso uomo che l'aveva inventato, questo signor Lee, disse: stiamoci attenti perché anche questo è un sistema abbastanza empirico e perciò se qualcuno avrà una fede totale in questo sistema, potrà viceversa avere dei gravi guai. Nessuno lo è stato a sentire e questi guai sono venuti fuori. Perciò vedete qual è il problema. Il problema è che l'avvenire non si sa prevedere. Nessuno è profeta, non soltanto. Ma se cerchiamo di farlo, qualche volta corriamo rischi più gravi che se non lo facessimo e qualche volta addirittura succedono cose strane. E succede cioè che gli scenari cosa sono? È una parola inglese che in italiano sarebbe sceneggiature. Queste sceneggiature dell'avvenire, come delle storie dell'avvenire economico, politico, finanziario che noi raccontiamo noi stessi, le possiamo raccontare come se fossero dei romanzi avveniristici e perciò le raccontiamo in modo intuitivo e qualche volta ci si indovina. A me personalmente è successo di intuire abbastanza bene alcuni eventi importanti. Per
nel 1980, scrissi come sarebbe crollata l'Unione Sovietica. Il ragionamento era molto semplice, non facevo certo il profeta, ma vedevo che mentre nel 1956 in Ungheria la rivolta antisovietica era stata domata nel sangue, la stessa cosa era successa poi di nuovo varie altre volte, ma in Polonia no. In Polonia Solidarność cominciò a fare resistenza, a fare una rivoluzione non tanto violenta e nessuno la soffocò e perciò conclusi, se questa cosa va avanti così, nessuno la ferma, tutti i paesi che stanno nella sfera di influenza sovietica cominceranno a rivoltarsi, gli stessi russi cominceranno a resistere al potere sovietico, il potere sovietico cadrà, il che è successo poi una dozzina d'anni dopo. E così alcuni avevano previsto la crisi economica attuale che dura da un paio d'anni. Il più famoso è questo economista Nouriel Roubini. Nouriel Roubini ha scritto varie cose negli ultimi anni per dire attenti, stava arrivando la crisi economica, non gli avevano dato retta, gli avevano dato un soprannome, Dr. Doom, il dottor disastro. E però Roubini aveva abbastanza ragione. E considerando semplicemente il fatto che l'economia mondiale, quella di tutti i paesi occidentali, stava andando meglio, si poteva anche dedurre, intuire il fatto che le cose che vanno bene non continuano ad andare bene indefinitamente. E perciò dal 2001 in un seminario io tenni, c'ho il testo per chi fosse interessato, dicevo, è pensabile, non dicevo probabile, è pensabile che una crisi economica sia abbastanza imminente e anche questo era abbastanza vero. Quando è che succedono queste crisi economiche? Uno dei modi in cui ci si riferisce a queste crisi è parlando di bolle. Una bolla è una cosa che si gonfia come un pallone che si gonfia, a un certo momento viene punto e quindi si sgonfia. Una bolla famosa fu quella che successe nel Settecento in Olanda, quando cominciarono gli olandesi a speculare sui tulipani, niente meno. E per comprare un seme di un tulipano bellissimo, nuovo, che era stato ottenuto con degli incroci particolari, pagavano anche dei dozzine e dozzine di monete d'oro. A un certo momento l'interesse nei tulipani diminuì, fino a sparire. E questa speculazione dei lupani sparì. È successo varie altre volte, è successo con l'oro che cominciò ad andare su di valore in modo velocissimo nei primi anni 70, arrivò a un massimo e poi cominciò a scendere, da allora ha continuato a oscillare, adesso sta salendo, ma anche questo è un dettaglio. Un altro tipo di bene che era cresciuto molto velocemente come valore erano da una parte gli immobili, le case, e dall'altra parte le azioni. E la bolla degli immobili cominciò a diminuire, a sgonfiarsi verso il 2005-2006. Nel 2007 cominciarono anche le azioni a venire giù. E ora la cosa complicata qui. E qui purtroppo per capirne qualche cosa occorre studiare. Io devo studiarci parecchio perché beh, io faccio l'ingegnere, fra l'altro, di economia me ne sono sempre occupato, ma alcuni sistemi più sofisticati non è semplice capirli. In particolare uno di questi sistemi è il sistema dei derivati. I derivati sono una cosa abbastanza complicata e hanno a che fare col mercato dei beni futuri. In America, ormai anche in Europa, anche in Italia, si può commerciare su un bene qualunque, l'oro, il lardo, l'olio d'oliva, l'alluminio, non con i prezzi di oggi, ma con i prezzi che questo bene avrà nell'avvenire. E per esempio io posso fare un contratto con qualcuno e per dirgli che mi impegno a vendergli
qualche cosa che magari non ho, dovrò ricomprarla dopo, vendergli da loro a un certo prezzo fra un anno, nel novembre del 2010. Ho questo impegno e se a quel punto l'oro va su di valore molto, ovviamente io glielo vendo a un prezzo basso, l'oro è andato su. E se io non l'ho comprato e sto sperando di comprarlo a prezzo basso subito prima di rivenderlo, farò un pessimo affare. Se viceversa l'oro scende di prezzo, io lo compro al prezzo del giorno, che è molto più basso del prezzo di contratto che ho fatto con la mia controparte, lo compro a prezzo basso, lo rivendo subito a un prezzo alto e faccio un sacco di soldi, cosa che fa molto piacere, molto bello. Però ovviamente sto correndo un rischio. Tutti e due i partecipanti a un contratto di questo tipo corrono tutti e due un rischio. Il prezzo è fissato e il rischio esiste. E allora si è pensato, alcuni finanzieri hanno pensato, di assicurare, per esempio, il venditore che se il prezzo che lui ha fissato con la sua controparte al momento di vendere è più alto, allora l'assicuratore rimborserà al venditore la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo più alto. Qui possiamo guardare il primo diagramma che dovreste trovare scrollando e trovate un diagramma, guardiamo quello di sinistra, in cui si vede in ascisse il prezzo e in ordinate di nuovo c'è il prezzo. Allora, PC è il prezzo di contratto. Se al momento di vendere, a questo momento futuro, il prezzo è quello di contratto, niente, io venditore venderò al prezzo al quale siamo già d'accordo. Però se mi sono assicurato contro l'eventualità che questo prezzo salga invece, perché se salisse io potrei guadagnare di più. E l'assicuratore mi dice questo guadagno in più io te lo do. E se guardiamo il diagramma, io devo pagare per avere questa assicurazione una certa somma. E se il prezzo è minore, invece di PC e PM1, va bene, io vendo PC, do all'assicuratore il tratto AB che trovate sopra in quella parte della tracciata e compro a PM1 e guadagno sempre BC, faccio un bel guadagno lo stesso. Se viceversa il prezzo è andato a PM2, io dal mio acquirente prendo sempre PC, il prezzo di contratto. E allora l'assicuratore cosa fa? Mi reintegra il valore EF che io avrei potuto guadagnare, sempre meno il premio che io gli ho pagato. E le cose vanno abbastanza bene, è un sistema abbastanza ragionevole per evitare i rischi eccessivi. Voi però capite bene che se a un certo momento il prezzo andasse molto su, la perdita che l'assicuratore mi fa evitare può essere molto grande. Questo valore EF sta continuando a aumentare. Se guardate un po' più sotto, io ho fatto un diagrammaccio in cui lo stesso diagramma lo faccio continuare con una testa di drago che sputa fuoco, perché il venditore può effettivamente perdere tantissimi soldi per reintegrarmi di questo guadagno che lo stavo avendo. I derivati perciò sono una cosa che è iniziata come una assicurazione ragionevole, prudente, e poi è finita come una speculazione, viceversa, che può far perdere molti soldi proprio all'assicuratore. Nella parte del diagramma a destra, viceversa, lì c'è l'assicurazione che viene contratta dall'acquirente, e le cose qui per l'assicuratore stanno molto meglio, perché qual è il rischio dell'acquirente? Lui si impegna a comprare un pezzo C a un prezzo PC, prezzo di contratto. Se viceversa il mercato avesse portato il prezzo di questo bene a scendere molto, lui paga un prezzo alto mentre avrebbe potuto pagare un prezzo basso. L'assicuratore lo assicura e gli dice: questo rischio io te lo levo. Se il prezzo si abbassa, io ti ridò, lo vediamo nel diagramma, io ti ridò GH, che
il valore che tu paghi in più perché hai fatto questo contratto al valore PC, mentre avresti potuto spendere di meno. E naturalmente anche il compratore deve pagare una certa somma, in questo caso l'assicuratore corre un rischio molto minore, perché al massimo dovrà pagare, se andasse a zero, il valore del bene che viene compravenduto. La perdita dell'assicuratore sarebbe limitata a questo valore RS che sta sull'asse delle ordinate a sinistra. Vabbè, è questo per spiegare tanto che cosa sono i derivati. Adesso, la cosa curiosa è che i derivati si possono fare anche in tanti altri modi, e cioè ci si può comportare in questo modo. Io faccio una scommessa sul fatto se un certo prezzo andrà su o andrà giù, e dunque avrò delle vincite o delle perdite a seconda se ho indovinato o non ho indovinato. Oppure sono dei modi ancora più complicati. Pensate che io faccio un mutuo con una banca. La banca mi dà 500.000 euro, io ci compro una casa, però i soldi non li avevo, e perciò devo pagare alla banca, devo restituirgli gradatamente i soldi che mi ha dato. E devo pagare sopra anche un certo interesse. Questo interesse è una risorsa. E a questo punto la banca cosa può fare? Può dire: io ho qui una risorsa, ho qui tanti clienti che hanno contratto dei mutui e stanno restituendo questi soldi e insieme stanno pagandoci un interesse sopra. Perciò questo è un sistema per produrre reddito. Questo sistema per produrre reddito. Che cosa si fa? Ci si fanno dei titoli, un titolo prodotto dalla banca, che è un titolo che uno compra tirando fuori dei soldi, e questo titolo rende che cosa? Rende le restituzioni da parte di quelli che hanno contratto i mutui immobiliari sulle case, e in più rende anche gli interessi. Vabbè. E questo è stato fatto ampiamente. Che succede? Che se a un certo momento quello che ha fatto il mutuo è squattrinato, non paga più, questo titolo non rende più la banca. La banca però si è impegnata a dare dei soldi a chi ha comprato questo titolo. Questi titoli si chiamano cartolarizzati, con un certo collaterale, un collaterale che è una certa sicurezza. Se io compro un'obbligazione dalla banca, non ho bisogno di un collaterale, perché la banca cosa fa? Io compro questa obbligazione, la banca mi dà un certo interesse sull'obbligazione, e poi dopo un certo numero di anni, eventualmente dopo 5 anni ad esempio, mi ridà il mio capitale, io intanto ci ho lucrato gli interessi per alcuni anni. Vabbè, detto questo, che succede? Succede che spesso le banche davano questi mutui anche a persone che non avevano un income, non avevano un reddito, non avevano un impiego, non avevano delle altre proprietà, e perciò erano nettamente squattrinati, correvano un rischio, e il rischio era tanto forte che a un certo momento queste obbligazioni non valevano più niente. Qui la cosa è diventata ancora più complicata, perché negli anni scorsi, quando uno aveva un derivato, un'obbligazione immobiliare, cioè un certo reddito dovuto al fatto che qualcuno aveva contratto un mutuo, anche quello era una fonte di reddito. E allora si faceva un altro titolo basato sul reddito prodotto da questo documento prodotto dalla banca, e perciò si andava a fare delle ipotetiche generazioni di reddito che venivano sempre alla fine da quelli che avevano preso le case a credito, pagando mutui. E perciò la base di solidità di tutta questa situazione, che cos'era? Era l'esistenza di persone che prendevano una casa, la pagavano a rate, diciamo, e intanto pagavano gli interessi sopra. Quello che succedeva qui è
è che questi funzionari di banche che, o di organizzazioni finanziarie, di istituti finanziari che organizzavano questo tipo di contratti, che facevano? Guadagnavano più soldi quanto più lavoro portavano al loro istituto finanziario. E perciò, per guadagnare più soldi, avevano la tentazione di concedere mutui anche a persone che non avevano una grande solidità. E da qui la battuta che si dice: come è possibile che, basandosi su dei debiti fatti da persone squattrinate, si producano dei titoli di grande valore con i quali delle persone molto ricche diventano ancora più ricche? La cosa era improbabile e infatti non è successa. È successa tanto poco che a un certo momento molti di questi derivati hanno portato al fallimento delle banche o al fallimento di questi istituti finanziari. Ce ne sono stati di famosi, quello più grosso è stato questo di questi Lehman Brothers, e le cose hanno cominciato ad andare parecchio male e siamo entrati ampiamente nell'attuale crisi. Per avere un'idea di quanto sia grave la crisi attuale, sarebbe interessante sapere di questi titoli derivati, basati perciò sul valore ipotetico di certi mutui concessi, basati sulle variazioni di valore che si spera di aver previsto bene su risorse naturali, grano, orzo, soia, metalli, oro, argento, platino. Quante ce ne sono di questi contratti in giro? E l'interessante è questo, che molti di questi contratti inizialmente dovevano essere registrati presso le banche, perciò si doveva sapere quanto erano. E in altri casi queste registrazioni non avvenivano, erano perciò degli istituti abbastanza improvvisati, i quali comportavano dei rischi molto notevoli e non si sapeva neanche quanti ce n'erano. Attualmente si presume che il valore dei derivati che stanno girando nel mondo sia di circa 700 trilioni di dollari, o forse anche di più, forse anche 1000 trilioni di dollari. 1000 trilioni sono un sacco di soldi, sono 70 volte il prodotto interno lordo americano, la quantità di ricchezza che gli americani tutti quanti insieme producono in un anno. Le cose non si sa molto bene come stiano e perciò sembra che il rischio sia abbastanza notevole. E allora che cosa possiamo dire dell'avvenire? Vedete, la differenza notevole, una differenza notevole fra la crisi attuale e la crisi del 1929 fu che la crisi del 1929 in America fu molto seria. Addirittura, che successe? È successe che il reddito degli americani di un anno scese in 2 o 3 anni a meno della metà di quello che era nel 1929. A quel tempo le cose in Italia non andarono tanto male. Il reddito italiano, nel mio libretto racconto anche i numeri, il reddito italiano scese del 10-15%. Le cose non andavano tanto male. Perché? Perché a quel tempo l'industria italiana era piuttosto debole. A quel tempo la ricchezza fondamentale prodotta in Italia era l'agricoltura e ora l'agricoltura continuava a produrre, gli italiani continuavano a mangiare e perciò le cose non andavano poi tanto male. Le cose viceversa si stanno cambiando molto rapidamente e attualmente quello che succede. Vabbè, qui abbiamo una domanda. Come mai in Italia non sono fallite banche mentre in USA sono falliti istituti molto conosciuti? Beh, qui la domanda è una domanda giusta e la domanda qual è? La risposta qual è? Non lo sappiamo bene. Pare che le banche italiane sono state abbastanza più prudenti. Non lo sono state sempre. Anche in Italia abbiamo avuto dei grossi fallimenti, c'è cioè il famoso fallimento Parmalat e così via. E un dubbio che possiamo avere. Siamo sicuri che i conti delle nostre banche siano perfettamente corretti? Ricordiamoci che in Italia attualmente il falso in bilancio non è più neanche reato.
Perciò uno dei timori che possiamo avere è che forse in Italia abbiamo dei guai che ancora non sono venuti fuori e che verranno fuori in avvenire. Speriamo di no, è un timore però che è ragionevole tenere presente. Stavo dicendo comunque che l'importante qui qual è? È vedere che mestiere stiamo facendo. Se andiamo avanti e scrollare un po' sotto a guardare i disegni, io ho fatto un diagramma per vedere in che cosa lavorano gli italiani dal 1930 fino adesso. E se guardate, nel 1930 la maggioranza della popolazione, circa il 60%, lavorava in agricoltura. L'industria era abbastanza debole. Stavamo sul 13-14% dei lavoratori e a livello intermedio avevamo tutto il resto, i servizi e così via. E dopodiché l'agricoltura è scesa fino a livelli minimi, oggi stiamo grosso modo al 4%, l'industria sta al 31% e il 65%, il resto sono al terziario più servizi. Terziario che cos'è? Sono tutti quelli che oltre ai servizi si occupano di cose impalpabili, perciò che fanno, trattano informazioni, non soltanto mezzi di comunicazione di massa, giornali, televisioni e così via, ma anche servizi finanziari e anche altre elaborazioni di dati di ogni tipo, pubblicità, eccetera. E perciò adesso che possiamo dire, l'agricoltura contribuisce poco alla nostra economia. L'industria sta lentamente diminuendo e tutto il resto va molto su. E chiaramente però il terziario, gli studi in particolare, sono cose che servono fino a quando servono a produrre in modo più economico prodotti agricoli o prodotti industriali. Sicuramente qualcuno che inventa qualche cosa di molto migliore, di cose ne sono state inventate tante. Basta pensare che nel 1970, per esempio, le automobili erano molto peggio di adesso, avevano un rendimento grosso modo al 26%, 26% del potenziale energetico andava per far muovere la macchina e il 74% andava perso in calore. Adesso il rendimento è cresciuto di parecchio, di vari punti percentuali. Le centrali termoelettriche avevano un rendimento del 40-42%, adesso arrivano quasi al 60%. E questo è il risultato sempre di investimenti fatti nel terziario, negli studi, nelle ricerche e così via. E perciò che cosa possiamo dire? Che fino a quando continuiamo a inventare qualche cosa, le cose vanno abbastanza bene. Se smettiamo di inventare, a un certo momento non potremo certo fidarci dell'agricoltura per avere un tenore di vita del tipo di quello che abbiamo adesso. Vabbè, qualcuno mi sta domandando, le banche continuano a fare utili strepitosi mentre le aziende qui chiudono. Beh, anche gli utili delle banche stanno diminuendo, perché lo sappiamo abbastanza bene, perché come ricorderete, fino a pochi anni fa chi metteva dei soldi in banca aveva un utile, aveva un interesse, e l'interesse erano del 3%, poi del 2%, poi dell'1%, adesso è praticamente di zero. Perciò sui soldi che noi depositiamo in banca, la banca ci dà certi servizi, e però non è in grado di pagare un interesse, perciò anche le cose per le banche non è che stanno andando molto molto bene. Se continuiamo a parlare di banche, la cosa ovviamente diventa molto più complicata, e io viceversa qui vorrei parlarvi un po' dell'andamento generale dell'economia, e l'elemento che avevo parlato. Qui c'è qualcuno, chi è? Roy Rogers, che mi dice: quindi l'unica strada è l'innovazione. Certamente, l'unica strada è l'innovazione. Chi innova
migliora, chi non innova non migliora. E la situazione qui qual è? Come misuriamo l'innovazione? E la misuriamo vedendo quanto si investe in ricerca e sviluppo in funzione del prodotto industriale lordo. E ora l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che comprende tutti i paesi europei più gli Stati Uniti e il Giappone, i paesi dell'OCSE investono in ricerca e sviluppo un po' più del 2% del prodotto interno lordo. L'Italia da 30 anni investe intorno all'1%, un poco meno, un poco più, siamo sempre così messi. E detto questo, capiamo che il nostro avvenire sarà abbastanza triste. Se scrollate giù e guardate il disegno seguente è quello che rappresenta le esportazioni di alta tecnologia ripartite fra i vari paesi del mondo. E al punto più alto, qui il diagramma si riferisce agli ultimi 6 anni, dal 1999 al 2005. E se guardate, gli Stati Uniti, che stavano al più alto di tutti, sono scesi parecchio. L'Europa, i paesi europei, l'Unione Europea, è rimasta più o meno costante. Sta sul 17%, gli Stati Uniti sono scesi dal 27 al 21. Chi è salito brutalmente è la Cina, che dal 3% è andata su fino al 14%. Il Giappone, che stava al 13%, è sceso verso l'8%, e perciò qui si vede abbastanza bene come stanno andando le cose. Come sta andando l'innovazione. Chi sta migliorando molto l'innovazione è la Cina rispetto agli altri. Questa costanza dell'Europa nasconde un po' il fatto che la disparità, la disuniformità in Europa è enorme. Perché? Perché sappiamo bene che investono molto di più i paesi scandinavi e i paesi del Nord Europa. In Italia investiamo molto di meno, in Grecia ancora di meno, e perciò le cose sono abbastanza critiche. Un altro diagramma, se scrollate sotto lo trovate, è quello che ci dà le esportazioni in computer, in informatica, macchine per ufficio. E qui di nuovo gli Stati Uniti, che stavano a quasi il 20% nel 1999, sono scesi verso il 15%. L'Europa cambia poco, il Giappone è diminuito, chi è salito in modo brutale dal 5% fino al 28% è la Cina. Sapete bene che i personal computer IBM adesso vengono fatti in Cina dalla Lenovo, e i cinesi anche qui hanno fatto gli investimenti giusti. E la conseguenza di tutto questo qual è? Guardate l'ultimo diagramma che vi faccio vedere. L'ultimo diagramma dà il risultato finale, e cioè come è ripartito il prodotto interno lordo su base mondiale. Nel 1985, stiamo parlando perciò di 20 anni fa, gli Stati Uniti e l'Europa stavano al 45%, e stanno scendendo e sono scesi al 38%. E i 10 paesi asiatici più importanti, che comprendono naturalmente Cina, Giappone, India, Corea del Sud e così via, dal 23% sono saliti al 37%. E se guardate, le due curve stanno andando a congiungersi fino a quando gli asiatici probabilmente supereranno Unione Europea più Stati Uniti. Gli altri contano poco, l'America Latina più Canada. E per non parlare dell'Africa, stanno a percentuali molto basse. E perciò quello che diceva Roy Rogers, che la soluzione è quella di innovare, è esattamente vero. Qui nel frattempo vedo Nebo, mi pare, che mi domanda: se nessuna crescita esponenziale, secondo lei, fin quando sarà possibile che la Cina abbia questo ritmo di crescita? E beh, vedete, il fatto che le crescite esponenziali non esistono, si capisce abbastanza bene perché.
perché se un qualcosa potesse crescere esponenzialmente, in funzione di x abbiamo una cosa che cresce come e elevato alla x, qualunque cosa fosse che crescesse esponenzialmente riempirebbe l'universo. E perciò che significa questo? Significa che anche la Cina non cresce esponenzialmente, le crescite spesso sia delle popolazioni biologiche sia dei prodotti industriali, delle classi di prodotti industriali, sembra che diventino esponenziali e poi a un certo momento cominciano a rallentare perché entrano in funzione dei fattori limitanti e alla fine vanno verso la costanza. Perciò le crescite esponenziali è vero che non esistono. Qui c'è un'altra comunicazione da... Ah, non si legge, Passplu, che mi dice l'aumento di esportazione non significa un aumento di innovazione. Eh sì, certo che significa, perché se io innovo di più, produco delle cose migliori, in grande quantità, a prezzi più bassi, e perciò le esporto di più. Se ci mettessimo a fabbricare delle fruste per i cocchieri delle carrozze, non esporteremmo assolutamente nulla. La Cina esporta perché è un costo del lavoro molto più basso, mi dice qualcuno. È vero, però, non soltanto, esporta anche perché sta investendo moltissimo in innovazione. E un'altra cosa interessante che sta facendo, sta investendo moltissimo nell'educazione superiore. Ci sono 100 università cinesi di grande classe, alcune delle quali stanno fra le prime 100 mondiali. E i cinesi quello che stanno cercando di fare è di portare un numero più alto che possono delle loro università a livello internazionale, a livello di eccellenza. Purtroppo noi in Italia abbiamo pare, circa 75 università e fra le prime 100 al mondo non ce n'è neanche una, sebbene molte università italiane siano ottime e sebbene abbiamo anche degli insegnanti ottimi, che vi posso dire. Il Politecnico di Milano va molto bene, le facoltà di fisica italiane sono nettamente a livello internazionale. Però la qualità media non è molto alta. Vedete, la cosa interessante è questa: nelle università italiane, uno dei difetti qual è? Uno dei difetti è che i professori sono tutti italiani. E perciò non è che stiamo cercando di avere i migliori professori di tutto il mondo. In Francia i professori stranieri sono il 2%, in Inghilterra credo sono circa verso il 10,5%, in America il 20%, a Singapore sono più del 50%. No, qui c'ho una nibble. Se non erro, che mi dice dovremmo fare Pasquale Pistorio Presidente del Consiglio. Pasquale Pistorio, sapete chi è? Pasquale Pistorio è quello che ha praticamente redento, se non fondato, la SM Microelectronics, una delle due aziende italiane che investe più del 16% del fatturato in ricerca. È sicuramente un grande uomo. Io personalmente Pasquale Pistorio lo farei dittatore per almeno 3-4 anni, perché è uno che già 30 anni fa aveva capito molto bene come andavano le cose. Qua non capisco chi è che mi parla, qua c'è scritto Nibble, di qua c'è scritto Virna, non so chi sia. Comunque, vabbè, chi parla bene di Pasquale Pistorio ha sicuramente ragione. Va bene, perciò questa è la situazione per la mancanza di innovazione. Dall'inizio proprio abbiamo un po' allargato l'orizzonte, perché all'inizio stavo parlando unicamente della crisi economica. E ora, quali sono le ragioni per le quali è venuta questa crisi economica cominciata negli Stati Uniti? Beh, la ragione è che le regole piuttosto stringenti che erano state messe dopo la crisi del 1930 sono state rilassate soprattutto al tempo di Ronald Reagan, con il suo liberismo un pochino troppo spinto, in conseguenza del quale i rischi che sono cresciuti molto notevolmente non sono stati riconosciuti. E intanto che succedeva? Intanto succedeva che questi finanzieri, bancari che correvano questi rischi,
correndoli per un certo tempo stavano aumentando il loro fatturato, il fatturato delle loro aziende molto notevolmente, e perciò guadagnavano molto di più. E come avrete sentito, quello che è successo è che molti dicono la colpa è tutta quanta dei bancari, i bancari hanno guadagnato troppo e con questo hanno rovinato le loro banche, le loro aziende, le economie delle intere nazioni. Ho fatto i conti su questo. E se prendete i 14 finanzieri o bancari che hanno guadagnato di più negli Stati Uniti, in un anno quanto guadagnavano? In 14. Guadagnavano delle somme forti. Guadagniamo circa 500 milioni di dollari, una bella somma, un sacco di soldi. E intanto le loro aziende, proprio quelle aziende in cui questi 14 lavoravano, quanti soldi hanno perso? Non 500 milioni di dollari, ma 500 miliardi, mille volte di più. Il che significa che cosa? Che questa esca alla quale hanno abboccato questi grossi dirigenti per trovare dei modi con i quali guadagnare di più, era in modo indiretto la causa delle perdite, perché li portava a correre rischi sempre più alti per poter avere dei vantaggi personali più alti. E adesso negli Stati Uniti lo stesso Obama è intervenuto per diminuire questi redditi enormi dei bancari e dei finanzieri. La stessa cosa sta succedendo qui in Italia, Draghi, il governatore della Banca d'Italia, ha detto cose simili. È giusto in generale, l'importante però qual è? L'importante è che non, più che altro non si creino dei meccanismi per i quali proprio la circostanza di andare a correre rischi gravi sia quella che porta al disastro delle aziende che vengono condotte, gestite da quelli che corrono questi rischi, che sono ovviamente rischi per gli altri, ma non per noi. Oh, qui abbiamo, se leggo bene, Microzoz, boh, a destra è scritto Virna però, e qui fa una domanda importante. È ragionevole pensare che questa crisi sia stata pilotata per agevolare la nascita di un nuovo ordine mondiale. E questa è una cosa che è stata, una domanda che è stata sollevata da parecchi, e cioè l'idea che ci sia una congiura. La storia qui è un po' più lunga. Vi ricordate quando ci fu la crisi petrolifera? Il petrolio costava un paio di dollari al barile, cominciò a crescere a 6, 10, 20 dollari al barile, continuò ad andare su. E qualcuno disse: adesso vedrai che gli americani che hanno dovuto pagare il petrolio del Medio Oriente queste cifre gigantesche faranno un trucco, faranno una congiura e perciò che faranno? Cominceranno a far crescere i valori delle loro azioni in borsa. Le borse americane andranno su e allora gli sceicchi petroliferi investiranno nelle azioni americane e tireranno fuori un sacco di soldi. A questo punto smette la crescita, smette il boom, c'è un crollo della borsa e tutti i soldi che gli arabi petroliferi hanno investito nella borsa americana saranno andati persi e gli americani si saranno rifatti. Beh, le cose non stanno proprio così. Se guardiamo accuratamente in questo mio libretto, patatrac, l'ho documentata la cosa, se guardiamo accuratamente come la borsa è andata su e come è andata giù, in effetti ci fu un crollo della borsa seguito da un aumento negli anni 80 e poi le cose sono variate diversamente, perciò chi avesse investito nella borsa americana a quel tempo non avrebbe nettamente semplicemente perso i soldi. Qui c'è una cosa ancora più complicata. Qualcuno ha sostenuto che la stessa idea di imporre dei limiti alle emissioni di anidride carbonica, perciò fatte bruciando petrolio e carbone, è stato fatto addirittura per rovinare l'industria occidentale, europea e americana. Qual è l'idea? L'idea è questa: che
delle persone con forti tendenze ecologiche, vogliamo fare tutto verde, decidendo di distruggere l'industria occidentale, cosa fanno? Dicono state attenti che se bruciamo carbone, petrolio e gas si produce anidride carbonica e quindi il mondo si scalda e andiamo verso la rovina. E perciò imponiamo delle tasse a chi brucia carbone, petrolio e gas. Imponendo queste tasse l'onere imposto alle industrie occidentali sarà molto forte e finalmente distruggeremo le industrie occidentali avremo una nuova era verde che ci piace molto di più. È una teoria un po' fantastica. In questo mio libretto Patatrac la nego e dimostro che non è vera. Vabbè, qui di discorsi ne sono tanti molto lunghi, credo di tempo ne è già passato parecchio. Te mi stai domandando cosa penso della teoria del peak oil. La teoria del peak oil è una balla completa. È quella di chi sostiene che il petrolio si sta producendo e consumando in quantità minori e che perciò quello che è rimasto è uguale alla quantità che abbiamo consumato fino adesso. Come dicevo prima, le riserve stimate di petrolio in tutto il mondo stanno continuando a crescere anno dopo anno, perciò il fatto che stiamo andando verso l'esaurimento pare che non sia vero affatto. E viceversa, la teoria che si sta diffondendo è che il petrolio in effetti non ha origine biologica, non dipende da animali e piante che si sono poi degradati attraverso milioni di anni, ma ha origine profonda, succede anche in altri pianeti, c'è un satellite di Saturno in cui ci sono dei mari fatti di metano liquido, e perciò, che il petrolio si stia esaurendo pare proprio che non sia vero. Che non sia vero affatto. Beh, nel frattempo abbiamo Surfstyle che mi dice l'idea della congiura sottovaluto sempre il numero delle variabili in gioco. Beh, non soltanto. L'idea che i nostri guai dipendono da congiure spesso sono idee abbastanza improvvisate. Si parla di improvvisazione, di dietrologia, la parola che abbiamo usato è dietrologia. Vabbè, qualcuno mi domanda fino a quando durerà questa crisi? Questo non lo so, non lo sa nessuno. Quello che ritengo per fermo, lo diceva Angela Merkel ieri, lo dicono in tanti, lo dice Nouriel Roubini, altri famosi economisti, dura parecchio, certo non sta finendo per il momento. Qualche parola di speranza, mi domanda Nibble. Nibble ci becca abbastanza, eh? Qualche parola di speranza. La speranza secondo me è una soltanto. Vedete, la ricchezza fatta di petrolio, di ferro, di oro, di platino, di alluminio, di rame e di oggetti costruiti con queste materie prime è una ricchezza che già da molti anni sta diminuendo. Il contenuto di energia, il contenuto di materiali della nostra ricchezza sta continuando a diminuire. E in che cosa cresce? L'ho detto prima, se guardate la curva che guardavamo prima su dove lavora la gente lavora sempre meno in agricoltura, sempre meno in industria e lavora per fare altre cose. E quelle sono le altre cose che ci possono permettere di prosperare perché capiamo meglio come funzionano le cose. Riusciamo a aumentare i rendimenti, su questa strada gli americani hanno moltissimo da fare perché la ricchezza degli americani è fatta molto più, ha un contenuto energetico molto maggiore di quello europeo, di quello italiano in particolare. E perciò l'idea che studiando di più riusciamo a produrre risultati maggiori con minori investimenti è sicuramente corretta. Tanti anni fa in America c'era questa battuta, diceva come si definisce un ingegnere? E la risposta era un ingegnere è uno che sa fare con un dollaro
quello che qualunque cretino sa fare con 2 dollari. Il guaio, vedete qual è? Che purtroppo nel nostro paese chi investe poco in ricerca non è soltanto il pubblico, le università, lo Stato, chi investe in ricerca, chi investe poco in ricerca sono le industrie propriamente, dovrebbero investire molto di più e non lo stanno facendo. E perché? Probabilmente perché quelli che gestiscono l'industria, i capi in testa, i direttori generali, i presidenti e così via, non ne sanno abbastanza. È tutta gente che questo semplice concetto che chi investe di più ha anche una ricchezza maggiore, non l'hanno bene capito. E perché non l'hanno capito? Come dicevo prima, che le nostre scuole non sono tanto buone quanto potrebbero essere. Non cercano di premiare l'eccellenza. Di eccellenza ne abbiamo parecchia, però qualche volta sorge il dubbio che questi nostri fisici eccellenti, per esempio, sia quasi un caso che siano lasciati liberi di fare il loro lavoro meraviglioso. E ora all'eccellenza bisogna mirare di più e per migliorare il livello culturale medio, che cosa bisognerebbe fare? E bisognerebbe parlare anche di cose diverse. Se voi guardate giornali, radio e televisione, di che cosa parlano? Parlano quasi sempre di niente. Parlano di cucina, di spettacoli, di pettegolezzi, di automobili e così via. I discorsi interessanti sono molto maggiori e se voi guardate, i giornali italiani hanno pochissime pagine su ricerca e sviluppo, su scienza o su tecnologia. Io attualmente scrivo sul Sole 24 Ore, che c'è un supplemento il giovedì che ne parla abbastanza di più, mi fa molto piacere. Altri giornali hanno mezza pagina a settimana, che è molto, molto poco. Vedo qui ci sono altre cose che mi vengono dette. Qui c'è dove siamo? Information dice il problema è anche culturale, è soprattutto culturale. E sopra c'è Papu che mi dice abbiamo una classe dirigente politica ignorante, è vero, questo è il guaio gravissimo. Basta che sentiamo i discorsi che fanno. Parlano sempre anche di soldi, ma di scienza ne parlano poca e c'è da dubitare che ne sappiano anche troppo poco. Trovate mediati per contenere il panico e il panico si contiene quando uno sa di più, non si contiene con le pacche sulle spalle. C'è però anche chi investe Fiat con il Multier, per esempio, ma poi produce all'estero, in Polonia fanno la banda, lavorano su 3 turni da 8 ore. Beh, vedete, la Fiat investiva il 3% del fatturato in ricerca e sviluppo. E poi è scesa all'1,5%, che non è un gran buon segno. E poi qui abbiamo Tino Mongreno che mi parla di Grande Fratello. Mi rifiuto di parlare di Grande Fratello, non ne parliamo mai. Il poco investimento in ricerca può essere dovuto alla preferenza della cultura italiana del mobilismo inteso come sicurezza, cioè paura di rischiare. E l'immobilismo chiaramente non è sicurezza. Chi è immobile, certo, non sta più sicuro. Ha paura di rischiare, dunque non rischia e quindi c'è il vecchio detto chi non risica non rosica, andrebbe meditato di più, bisogna correre rischi, possibilmente calcolati. C'è qualcuno che mi domanda su che cosa consiglia di investire. Beh, le dure, qui è complicato che cosa investire. Stiamo attenti a investire in azioni, sono andate su, molti economisti ben più bravi di me. In America, compreso Paul Krugman, uno dei migliori, ha preso il premio Nobel anche, sostengono che la borsa americana, che è cresciuta tanto, è cresciuta molto troppo e dovrà prendere un'altra botta in giù abbastanza presto. Information mi dice uno svecchiamento della classe politica gioverebbe a tutto questo. E non basta essere più giovani, bisogna studiare per Dio. Se la gente non studia, combiniamo poco. Qualcuno mi domanda, la privatizzazione è un po' la rovina d'Italia. La rovina d'Italia non è la privatizzazione, è l'ignoranza. Ai tempi, beh, se pensiamo alla Finmeccanica, per esempio, che è industria di Stato, era come industria di Stato, adesso è anche in parte privata,
di innovazione ha fatto tanto e sta continuando a farla. La Finmeccanica investe il 17% del fatturato in ricerca e si vede bene che ha fatto cose ottime. Mi domando se posso far vedere la copertina del libro alla fine. Volentieri, penso che o il Prodiger ce l'ha, se la fa vedere la vedete. Comunque basta andare in libreria, trovate subito. In Italia sembra sia la volontà di privatizzare il sapere. Questa non la capisco, questa domanda, ma in certa misura il sapere è privato. Beh, siamo stati attaccati pure per troppo tempo, vorrei concludere, vado a dormire anch'io dopo tutto, ma voi sapete che io faccio ingegnere, scrivo libri e poi cerco di studiare sempre, studio economia e studio informatica da più di 50 anni e studio anche altre cose simili, però faccio anche il guru. E come guru vi do questo insegnamento, che è proprio la privatizzazione della cultura. Ogni giorno che passa imparate almeno una cosa nuova, magari 3, 4, 5, ma non lasciate passare un giorno senza imparare qualcosa di nuovo. E nei libri ci sono scritte cose interessanti e adesso poi abbiamo questa enorme ricchezza del web. Sul web si può trovare quasi tutto. Andate su Google, trovate quasi tutto. Vi consiglio anche di andare a guardare www.clusty.com e appunto su Clusty vi dà le informazioni che trova in base alle vostre parole chiave anche classificate e perciò vi dice fra queste informazioni, quali sono quelle che vi possono interessare di più? Un grande contenitore di sapere, il web basta saper cercare, e certo, quello bisogna impararlo a saper cercare e bisogna stare molto attenti, ormai sul web, ci si trova di tutto, cose ottime, cose pessime. Mi domandano se posso ripetere il sito è www, tre volte, Clusty, C. L-U-S-T-Y. Clusty.com. Va bene, penso che ci salutiamo qui. Grazie a voi di avermi ascoltato. Clusty.com, va bene. L'abbiamo anche scritto qua sopra. Ottimo. Buonanotte a tutti. Grazie di aver avuto tanta pazienza. Qualcuno mi dice, lei è una delle persone che dovrebbero aprire più spesso in TV. Non mi ci vogliono, non mi ci vogliono se non mi propongono di andare a parlare di stupidaggini nelle quali cerco proprio di non parlare. Fanno un po' impressione. Per un clap, grazie, grazie, grazie a voi. Buonanotte.